Diamo inizio ad una nuova puntata di Casa Minutella, inizio di una nuova settimana, ci vedrà protagonisti questa settimana due volte, come accade ormai dal mese di ottobre 2020, il martedì e il giovedì alle 14.45 su blacksicilia.it, in contemporanea diretta su Video Regione, canale 16.16 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e isole minori, e poi ancora sul nostro canale YouTube, i nostri social e anche sulla piattaforma che abbiamo diciamo avviato da un po' di tempo, piattaforma sperimentale, ma che comunque irradia, se così si può dire, tutto quello che facciamo, si chiama blogplay con lo yorkfinale.it. Allora, prima di iniziare, lo sapete, chi segue le nostre notizie su blogsicilia.it, in questi giorni stiamo argomentando e raccontando nel miglior modo possibile. Ogni tanto lasciatemi fare un passaggio di presunzione, perché si è letto di tutto, però il nostro Ignazio Marchese ha raccontato nel miglior modo possibile, continua a farlo, le vicende che vedono protagonista il comune di Caccamo, la storia di questi due ragazzi, di questa ragazza giovanissima che ha perso la vita. Ci colleghiamo con Ignazio Marchese. Ignazio, buon pomeriggio, benvenuto in diretta. Buon pomeriggio a voi tutti. Eccoci. Allora, Ignazio, senti, la prima domanda che ti faccio è questa: il ragazzo ha confessato sì o no? Perché chiunque dice la sua, ma noi su blog stiamo raccontando invece tutt'altro. Prego. No, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha soltanto detto prima che non l'ha ucciso, che non è stato lui ad ucciderla. Questa è stata l'unica cosa che ha detto, dopodiché si è chiuso in un silenzio e non ha detto assolutamente più nulla. Senti, che succede adesso, Ignazio? Raccontaci. Allora, le ultime notizie che ti posso dare, quelle che ancora che leggerete tra poco su Blog Sicilia, sono due. Sono la prima, che l'udienza di convalida attesa per oggi è stata spostata a domani, che quindi resta ancora in pratica appunto il fermo del ragazzo. La seconda è che anche l'autopsia attesa per oggi sarà spostata da 1 o 2 giorni, perché la difesa ha chiesto un incidente probatorio e quindi ha chiesto al GIP di nominare un consulente che sia il più imparziale possibile. È una procedura che non è molto usuale, ma in questo caso, diciamo, per il momento la difesa sta cercando di giocare tutte le carte possibili. Ignazio, noi tra un po' dovremmo collegarci con Rosa Maria Di Cola, che è il Sì, presidente del Consiglio Comunale di Caccamo, esatto. ragazza giovane peraltro, che peraltro anche lei ha subito stalkeraggio, e poi tra un po' faremo due Sì. chiacchiere con lei per sentire. Ma da Caccamo cosa ti arriva? Se hai avuto modo di sentire il sindaco, il comune, qualcuno, insomma. Allora, io dico, la prima volta che ho sentito il sindaco non riuscivo nemmeno a parlare. Vi posso assicurare che è stata un'intervista abbastanza drammatica, perché tante volte uno è distante dalle notizie perché si lavora in redazione, ma la voce del sindaco diceva tutto il dolore che si vive in questo momento a Caccamo. Capite bene? Ci sono due famiglie, no? Due famiglie e tanti amici delle due parti Pare che però che il sono veramente. ragazzo abbia già altre volte usato violenza su questa ragazza. Sì, tutte queste cose, Massimo, c'è soltanto un provvedimento di fermo, quindi dico io, al momento sarei molto cauto, in tutto quello che, perché è vero che la Procura, i Carabinieri, soprattutto del gruppo di Monreale, hanno raccolto tanti indizi, però è un processo indiziario, no? Quindi non ci sono prove, definitive, e quindi io andrei molto cauto. Tutto questo viene raccontato, tutto questo viene detto, il processo è un altro, è quello che faccio l'invito e che faccio anche ai tanti lettori di Blog Sicilia, quelli che ci seguono sulle pagine Facebook. Io capisco la rabbia, capisco tutte cose, però dico, siamo davanti a un fatto molto molto efferato. Abbassare i toni e soprattutto non prendersela con i giornalisti che fanno solo il loro mestiere, perché noi abbiamo scritto ieri, per esempio, che lui era distrutto ed è distrutto per la perdita della fidanzata, e noi siamo stati presi di mira come se fossimo sciacalli o tutto il peggio, ci hanno detto pure i giornalisti cacca, per dire. Dico, è un modo assolutamente di non gestire correttamente questa informazione, che merita veramente di essere gestita in modo assolutamente delicato. Stiamo parlando di persone che hanno subito, io immagino la mamma della povera Roberta, ma così Fermati un anche attimo, come la Ignazio. mamma. Fermati un Sì. attimo, chiedo venia ai miei altri ospiti. Vedo già collegato Nino Minardo di Pasquale, ci sono già con me ospiti studio, c'è anche il direttore Viola. Vi chiedo di Sì. pazientare 30 secondi ancora. Andiamo da Rosa Maria Di Cola, Presidente del Consiglio Sì. Comunale di Caccamo. Ciao Rosa Maria, buon pomeriggio.
Salve, buonasera a tutti, buonasera. Grazie Grazie per essere con noi. Caccamo, come ha a reagito alla voi. notizia di questo giallo? Noi lo chiamiamo il giallo di Caccamo, tremendo. Questa ragazza che ha perso la vita, che notizie ci dai sui genitori di questa ragazza? Come stanno? L'intera comunità è sconvolta, siamo tutti sconvolti, siamo tutti attoniti a questa situazione. Nessuno poteva mai immaginarsi che Caccamo avrebbe vissuto una tragedia simile. La famiglia ovviamente distrutta, io sono stata a casa della famiglia, li conosco, la comunità si sta stringendo intorno a loro. E siamo assolutamente tutti proprio così scioccati da questa situazione, per le modalità in cui è avvenuto questo omicidio e per tutto quello che è successo e per l'atmosfera che adesso si respira in paese, perché adesso c'è una grande necessità di sapere la verità e di sapere come Roberta è stata uccisa e cosa è successo. Ed è quello Senti, che ci auspichiamo tutti. Sì. non voglio entrare nei particolari perché già si è espresso in questo il nostro Ignazio Marchese che sta seguendo, lo ripeto, per Blog Sicilia nel miglior modo possibile, dettagliando senza raccontare cose che poi non sono. Pietro, il ragazzo che ha portato i carabinieri sul luogo, come è visto in paese? È un bulletto? Sembra, da quello che ho letto qua e là, che il ragazzo abbia già utilizzato violenza su questa ragazza. Tu in tal senso cosa ci puoi raccontare? Ma Pietro, io non lo conosco personalmente perché comunque sono ragazzi giovani e quindi magari conosciamo più i genitori, diciamo la fascia d'età è quella in cui io magari conosco più i genitori. Però da quello che insomma ho sentito in giro, diciamo così anche da quello che racconta il prete, eccetera, erano comunque due ragazzi normali, entrambi normali. Poi se ci fossero stati dei problemi tra di loro, se lui avesse avuto un atteggiamento da bullo, violento, io questo non lo posso purtroppo affermare perché comunque non siamo a conoscenza, diciamo, di questo. Rosa Quindi Maria, credo che scusami, te la sì. faccio proprio alla minutella, ma no paesi, no paesi, Cufù, che dice il paese? Cufù, cu l'ammazzò sta picciottedda. Qualcuno l'ha ammazzata e sicuramente è importante arrivare alla verità e non nasconderla. Quella è la cosa che mi auguro che avvenga. Cioè, oggi noi ci aspettavamo che comunque venisse fatto Sì, l'esame non ce la faccio autoptico quella storia. e invece è stato rinviato. E sinceramente io, che tra l'altro anch'io sono un avvocato, quindi è veramente difficile, è veramente difficile sentire tutto quello che sta succedendo, e quello che io mi auspico e proprio cerco e spero che venga fuori è la verità che deve venire adesso fuori. Non si può Ignazio, nascondere la verità, non è possibile. Ignazio, una domanda per Rosa Maria, ce l'hai e poi vi libero. Sì, è chiaro, è quello che è praticamente la tensione si vede e si percepisce benissimo. So che ci sono delle iniziative già programmate per fare in modo che Roberta non venga più dimenticata. Sì, Presidente del Roberta, Consiglio. sì, allora noi già ieri come prima iniziativa purtroppo siamo in un momento di restrizioni e quindi non si può fare quello che avremmo voluto, ma intanto è stato scritto il nome di Roberta sulla panchina rossa che abbiamo alla nostra villetta comunale. Questa sera ci sarà un momento di preghiera in cui tutte le case si spegneranno e si accenderà una candela per Roberta e sarà fatta appunto una preghiera in concomitanza da tutti. Ci sono diverse momenti di preghiera anche nelle varie chiese del paese e sono stati appesi delle lenzuola con fiori e con il nome di Roberta. Sicuramente più in là, quando sarà anche possibile, faremo anche delle altre manifestazioni coinvolgendo soprattutto anche più giovani, perché credo che è necessario ripartire dall'educazione dei ragazzi. Quella è la prima cosa su cui dobbiamo puntare, nonostante Caccamo, comunque lo voglio sottolineare, sia sempre stato molto sensibile a queste tematiche, sia noi come amministrazione Sì. comunale, io personalmente, ma anche le associazioni locali. Cioè, Caccamo ha vissuto vari momenti di sensibilizzazione pubblici all'interno delle scuole, quindi questo io lo voglio sottolineare e faremo in modo che la morte di Roberta non sia vana. Questo è una cosa che assicuro sicuramente, diciamo, a tutti. Grazie Rosa Maria, ci collegheremo con te Grazie nei a prossimi voi. giorni. Grazie Ignazio A Marchese che disposizione.
Tornate a leggere su blogsicilia.it. Buon lavoro Ignazio e complimenti per quello che stai facendo. A presto e alla prossima. Grazie a tutti voi. Allora, Grazie. prima di andare in sigla, vi dico che subito dopo la sigla faremo due chiacchiere con Nino Minardo, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò e Nello Di Pasquale. Parliamo di politica regionale, cercheremo di capire la regione Sicilia su che andamento di colore andrà, ma tutto questo grazie anche al nostro direttore Maglio Viola. Prima di andare in sigla, volevo, non so quanto me ne possa fregare di quello che pensa il sottoscritto che conduce questa trasmissione da 16 anni. C'è una cosa che mi ha colpito. Ho letto come tanti di voi l'omicidio di questa ragazza e i social, piuttosto che riflettere su quello che è accaduto, la domanda era: ma com'è possibile che questi ragazzi erano in una villetta visto che siamo in zona rossa? Non aggiungo altro. Sigla. Buon lavoro al nostro Biagio Semilia, buon lavoro a tutta la nostra redazione, a Walter Giannò, alla nostra Daniela che è già al lavoro, buon lavoro a Federico, ad Emanuele Camarata in regia, buon lavoro agli amici di Modica in quel di Videoregione. Andiamo subito dall'onorevole Nino Minardo. Buon pomeriggio, onorevole, benvenuto in casa Minutella, grazie per essere con noi. Biagio Massimo e grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, diamo anche il buon pomeriggio ai miei ospiti in studio, a Vincenzo Figuccia e Alessandra Aricò. Eccoli qua, benvenuti, grazie Buon per essere con pomeriggio. noi in diretta. Andiamo anche ad Anello Di Pasquale del Partito Democratico. Buon pomeriggio, Nello, benvenuto in casa di Nutella. Pomeriggio. Abbraccio. Allora, Panza già. datemi l'audio di Anello Di Pasquale, per favore. Tu non toccare nulla, Anello, che adesso arriva l'audio. Parla. Buon pomeriggio a voi. Va bene, allora, non arrivano i nostri auricolari, però ho capito che c'è. Buon pomeriggio a Maglio Viola. Ciao Maglio, benvenuto in diretta. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a tutti gli ospiti che sono qui con noi e collegati. Ok, allora andiamo subito da Nino Minardo. Onorevole Minardo, ci diamo del tu come facciamo nella vita di tutti i giorni, se sei d'accordo. Assolutamente Tu sì. hai lanciato questa riflessione legata ai colori. Al colore attuale della Sicilia, che credo essere l'unica regione rimasta in colore rosso, la Lombardia da rosso ha fatto ricorso a far rima ed è diventata arancione, e la Sicilia, onorevole Minardo, prego. Allora, partiamo dal presupposto che non mi ha mai entusiasmato questo meccanismo dei colori che, a mio avviso, ha generato grandissima confusione tra tutti noi e tra i cittadini. Essere purtroppo oggi l'unica regione rossa d'Italia non è un motivo di vanto, No. ma vuol dire che purtroppo viviamo un momento veramente grave dal punto di vista sanitario. In questo ci tengo a fare la dovuta premessa prima poi di esprimere quella che è stata la posizione che diciamo, ho assunto in nome e per conto del partito che rappresento. Cioè io condivido che dal punto di vista sanitario siamo in emergenza, condivido la posizione del presidente della regione e dell'assessore alla salute Ruggero Razza di stare allerta e di utilizzare tutta la prudenza necessaria affinché il contagio venga ridotto al minimo e speriamo presto fermato. Ma di contro non possiamo dimenticare che c'è purtroppo l'intero paese, buona parte del mondo, ahimè, ma la Sicilia che soffre dal punto di vista economico.
E siccome siamo tutti consapevoli del fatto che questa situazione si prolungherà ancora per parecchie settimane, per parecchi mesi, anche alla luce del fatto che il piano dei vaccini è letteralmente saltato, perché sono le notizie note di questi giorni che purtroppo le forniture che dovevano arrivare in Italia non arriveranno, per cui ci siamo fermati anche su questo, e allora è necessario rivedere questa posizione al di là dei colori, affinché l'economia in sicurezza, con tutte le restrizioni del caso, con i dovuti distanziamenti e con tutto ciò che è necessario, riparta. Perché io faccio un esempio molto semplice: se è aperto il barbiere, che io condivido, sono d'accordo, anzi, per fortuna è così, non capisco perché non può, con tutte le regole del caso, essere aperto il bar piuttosto che il ristorante o il commerciante. È fondamentale che si lavori affinché l'economia possa ripartire, è fondamentale che questo avvenga perché purtroppo dobbiamo imparare a convivere. Ma per far sì che ciò avvenga, come ho detto un paio di giorni fa, è importante che il governo nazionale, che lo Stato si faccia carico di dare una mano realmente alle regioni, in questo caso alla regione Sicilia, per esercitare i dovuti controlli. Perché se è vero che la stragrande maggioranza dei siciliani e degli italiani sono rigidi e rispettano le regole, purtroppo c'è sempre una minoranza che questo non lo fa per leggerezza o per quello che è, e quindi dà vita a fenomeni che poi alimentano focolai e tutto ciò che ne consegue sul piano sanitario, perché non possiamo dimenticare il grande dramma Sì, che Nino, viviamo. c'è È anche chi completo scrive. il Sì, ragionamento? Sì, scusami, vai, sto per completare. vai. Che quindi c'è un problema sanitario, c'è un grande problema economico, ma c'è anche un grande problema legato oggi alle singole persone, perché anche chi non vive il dramma sanitario e quello economico, perché magari ha la fortuna di essere in cassa integrazione, quindi qualcosa a casa comunque arriva, dopo un anno comincia ad avere un serio problema personale. C'è anche un problema umano che riguarda le persone, e io ci tengo a sottolinearlo perché è quello che riscontriamo ogni giorno. Scusami Massimo, ti avevo No, 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 interrotto. è che io faccio anche da intermediario tra voi che siete qui con me, vi ringrazio sempre per il tempo che ci dedicate. Per esempio, Francesco Matranga dice perché nei bar non c'è controllo da parte dell'esercente, piuttosto che qualcuno dice una domanda, ma perché mai il brevetto dei vaccini non possa essere svelato a tutte le case farmaceutiche per la produzione? Vabbè, qui entrano in gioco interessi di milioni e milioni e milioni di euro che io probabilmente non posso neanche immaginare quanti zeri ci siano dietro. Comunque, detto questo, onorevole Minardo, non so se puoi trattenerti con noi ancora qualche minuto, se ti devo liberare perché so che hai impegni pregressi. La domanda è: secondo te la Sicilia adesso che colore dovrebbe essere? Allora, la Sicilia adesso sicuramente dovrebbe essere già in zona arancione come il resto d'Italia, ma io aggiungo di più: noi dobbiamo lavorare affinché in tutta Italia, ce ne faremo carico anche attraverso delle proposte sia in Assemblea regionale siciliana e personalmente anche in Parlamento nazionale, affinché tutte le attività commerciali possano ricominciare in sicurezza, ma possano ricominciare. Poi il controllo non deve essere a carico dell'esercente, che sicuramente dovrà farlo, ma è tutto nel suo interesse per poter lavorare in sicurezza, ma è lo Stato che deve garantire questo tipo di servizio ai territori. E Ok. questa è una cosa fondamentale. Quanto ai vaccini, tutti auspichiamo che molto presto anche quello che ha diciamo una natura italiana, quello di Pomezia, per così dire, abbia il via libera da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, e finalmente quindi anche in Italia avremo un vaccino, e speriamo a quel punto di poter essere così dotati di dosi sufficienti Sì. per tutti i cittadini che ne Direttore vorranno Viola, ovviamente fare direttore uso. Maglio Viola, hai una domanda per l'onorevole Minardo?
La domanda chiaramente c'è, perché la domanda è semplice. È vero, la regione dovrebbe già essere arancione, almeno questo dicono i dati, perché andandoli a guardare, a spulciare, dicono che dovremmo essere arancione già da qualche giorno in realtà, ma siamo rossi perché ci è stata fatta una scelta. Lo stesso presidente della regione ha insistito per questa scelta, sapevamo che l'incremento ci sarebbe stato, ma che è quello riferibile a ciò che è successo fra Natale e Capodanno, lo sappiamo, la discesa è cominciata a prescindere dalla zona rossa perché sono passati 14 giorni dalla sua applicazione. E allora la Lega, che ha la regione, è comunque un alleato di Musumeci, solleva un tema che però non è proprio da alleato, me lo permette, onorevole Minardo. C'è un tema da questo punto di vista, tanto è vero che anche il PD ha detto che è d'accordo con la Lega. È un asse un po' strano quello che si viene a costituire involontariamente, volontariamente. Questo poi magari ne parleremo anche con l'esponente del PD, Mentre con tu fai Enrico. questa riflessione, io vedo in bassa frequenza Di Pasquale sorridere. E questa Evidentemente, infatti è dicevo questo, Di probabilmente lo daremo. Pasquale, sei contento di questa riflessione del direttore? Sì, è la Lega che è venuta dietro al PD, mi Ah, permetto di dire. vabbè, Poi l'avete allora visto? No, 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 no. ora non L'onorevole Di cominciamo. Pasquale mi deve perdonare, ma questo non Lo gliela posso possiamo fare passare. nascondere, No, non no, riuscirete a nasconderlo. no, no, non c'è niente da Allora. nascondere. Perché un attimo solo, facciamo parlare all'onorevole Minardo, però l'onorevole Di Pasquale lo voglio ricordare che esponenti autorevoli del suo partito dicevano a Musumeci: fai la zona rossa, fai la zona rossa, fai la zona rossa, e adesso forse ci sono più anime del PD, quindi questo è un pochettino da vedere. Non Ma dovevo magari adesso ne chiedere parliamo in altro. maniera più approfondita. Allora, sentiamo Minardo. Prego, Minardo. Allora, sì, no, no, chiaramente la mia è una posizione a nome e per conto della Lega da alleato, assolutamente da alleato, perché sono stato tra i primi a condividere con l'assessore alla salute Razza la zona rossa nei giorni scorsi e la massima prudenza sul piano sanitario. Purtroppo il piano vaccini che è saltato ha rimesso tutto in discussione e noi non possiamo dimenticare l'aspetto economico, dobbiamo necessariamente occuparcene. Per cui non è una posizione di opposizione all'interno della maggioranza, ma è uno stimolo in più al lavoro che dovremo fare nelle prossime settimane e sempre con uno spirito collaborativo e propositivo, e questo ci tengo a precisarlo. Io, Massimo, se mi permetti, Prego, anche il e poi direttore, prima sentiamo di Arico. salutarvi. Sì, Sì. prima di salutarvi volevo fare un piccolo accenno a una vicenda che so che magari affronterete, ma che in un certo senso poi va a collegarsi, nell'assoluto, peraltro dico rispetto, di un dolore privato, intimo e immenso, che è il più grande che possa esistere. Oggi ci sono stati i funerali della piccola Antonella, la ragazza che, come sapete, è venuta a mancare a causa di un gioco, una challenge, Sì, chiamiamola così, mentre tu parli, su la regia adesso fa TikTok. vedere le immagini dei funerali di stamani che noi abbiamo prontamente Sì. raccontato. Prego, onorevole. Questo è un argomento che oggi più che mai deve, diciamo, spingere ognuno di noi che si occupa della cosa pubblica ad affrontare in ogni sede questo argomento. Io, peraltro, oggi ho anche ricordato che già nel 2018 avevo presentato in Parlamento una proposta di legge che prevedeva l'introduzione proprio in tutte le scuole di ogni ordine e grado di ogni ordine e grado della disciplina proprio sull'educazione all'utilizzo della multimedialità. Perché io penso sia fondamentale. Io sono un genitore, ho peraltro tre bambine della stessa età di Antonella, e è fondamentale che la scuola abbia un ruolo e sia al passo con i tempi e spieghi ai ragazzi quelli che sono i rischi e anche i vantaggi dell'utilizzo dei social, perché non è possibile assistere a tragedie come queste. Per cui è un lavoro che già da questa settimana riprenderò da parlamentare e chiederò al gruppo parlamentare della Lega, peraltro c'è l'onorevole Figucci Studio che quindi mi sta già ascoltando, di intraprendere iniziative, perché da un lato dobbiamo lavorare sulle scuole e sui ragazzi per spiegare loro i pericoli, dall'altro lato bisogna lavorare
fare anche e intervenire sulle famiglie, perché purtroppo non tutti i genitori oggi, per motivi di tempo, per motivi anagrafici, per mille motivi, conoscono il mondo dei social e sono in condizione di aiutare i propri figli. Allora io voglio che questa tragedia che oggi vive questa città di Palermo, la Sicilia, non passi inosservata e soprattutto sia utile, come è stato utile il gesto grande, immenso che i genitori della piccola Antonella hanno fatto nel decidere di donare gli organi. Io ci tengo a fare questa precisazione perché credo sia dovere di ognuno di noi occuparsi di questa vicenda oggi più che mai. Allora, grazie Nino, buon lavoro, grazie per esserti collegato Grazie a con voi. noi, ti lasciamo ai tuoi impegni e andiamo subito da Alessandro Aricò. Alessandro, buon pomeriggio, benvenuto in casa Buon Minutella, pomeriggio, grazie Massimo. per essere qui, grazie Vincenzo. Grazie Allora, partiamo dalla prima domanda. Insomma, ecco, secondo te dobbiamo essere arancioni o rossi? Prego. a te. Ah, però consentimi prima di associarmi al cordoglio che ha manifestato prima Nino Minardo, a due brutte storie Come che sono state scritte in questi ultimi giorni in provincia di Palermo, sia quanto successo alla piccola Antonella che quanto successo a Caccamo. Io sono papà di una bambina di 9 mesi, è la mia prima, quindi auguri. devo dirti che in questi giorni non ho voluto neanche, non ho avuto il coraggio di approfondire. Di solito mi fa piacere approfondire i pezzi di cronaca, ma non ho avuto proprio la voglia di approfondire l'argomento, perché capisco che, come giustamente si è evidenziato, bisogna intervenire sulle scuole e sulle famiglie, perché le bambine e i bambini e i ragazzini che non fanno questo genere di attività non vengono messe agli angoli e non vengono ghettizzate da quelli più forti, dai bulli, perché parte proprio dalle scuole e all'interno delle famiglie, che siano da guida, non soltanto le famiglie, ma come dicevo prima, le scuole. Ritornando invece alla problematica del coronavirus, del Covid-19 e anche riferendomi ai vaccini, io voglio dare un dato che forse la stampa si è dimenticato di riportare, che è quello dei vaccini, delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari. Perché voglio parlare con te, Massimo, e con chi ci ascolta da casa, che ci sono dei soggetti, operatori sanitari, seppur in minima parte, che hanno deciso di non vaccinarsi. E questo vorrei che fosse un tema trattato. E se vuoi ci ritorneremo. Per quanto riguarda la zona rossa, non posso che essere favorevole a quanto dichiarato e voluto dal Presidente della Regione affinché la Sicilia diventasse subito dopo le vacanze di Natale e di Capodanno zona rossa. Ma questo perché? Lo sappiamo tutti, perché tutti noi abbiamo avuto esperienze di conoscenti o comunque bed and breakfast affittati in tutta la Sicilia con cittadini che hanno voluto passare le vacanze di Natale e di Capodanno insieme, a volte facendo delle festicciole. E sapevamo tutti i problemi che ci sarebbero andati incontro nei giorni successivi. C'è stata Però, una grandissima impennata di sì, sì, sì. contagi subito dopo Capodanno. Il Però, Presidente della Regione ha fatto bene a chiedere la zona rossa. direttore Viola, però è anche vero che la zona rossa ha un senso se vengono intensificati i controlli. Certo. Io che viaggio dalla provincia per venire qui al lavoro e quindi comprovata necessità lavorativa, io non ho visto nessun controllo. Manlio. E poi andiamo da Figuccia. Era proprio questo quello che volevo dire anche io. Tutti questi giorni di zona rossa non mi è mai capitato di essere fermato. Esatto. Mai capitato. Quindi i controlli che ci sono stati sono sicuramente insufficienti. Probabilmente è quasi impossibile fare dei controlli capillari in una regione come la Sicilia con le forze di cui disponiamo e con la situazione che c'è. È anche vero che, giustamente, Aricò non può che dire che di essere d'accordo con la scelta del Presidente della Regione, ci mancherebbe altro, Però vi con tutto il motivi. rispetto, perché voglio dire, è della stessa formazione. Sicuramente andava, serviva una stretta, forse però, mi perdonerà Aricò, mi perdonerà Musumeci che non è presente, c'è stato un pochino di esagerazione nel protagonismo. Perché ogni volta, quando eravamo arancioni, volevamo essere più, volevamo essere rossi. Quando siamo diventati rossi, siamo diventati più rossi dei rossi, perché abbiamo dovuto aggiungere altre misure. Forse servirebbe, secondo me, almeno questa la sensazione che ho, sentendo un po' la gente, meno mania di protagonismo, meno rafforzamenti e poi allentamenti, e poi rafforzamenti e poi allentamenti,
forse insomma delle indicazioni un poco più chiare, dirette, immediate, che durino magari un pochino di più nel tempo, ma che siano evidenti ed Vabbè, allora giro la tua lisce. domanda a Figuccia. Vincenzo, Musumeci & Co., in caso qui rappresentato Ma se mi dà la possibilità poi di... Alarico, abbiamo peccato di presunzione, abbiamo peccato di protagonismo o la Lega è convinta che, lo diceva prima Minardo, in qualche maniera forse andavano rivisti questi colori e poi andiamo da Di Pasquale e torniamo ad Alessandro. Sì, grazie. Permetti anche a me veramente Sì. un velocissimo ma doveroso riferimento ai temi a cui facevamo riferimento prima. Davvero è triste, è terribile, è drammatico dover convivere con le notizie che stiamo ascoltando in questi giorni e che voi puntualmente state raccontando. Credo che quella proposta a cui faceva riferimento il mio segretario regionale vada assolutamente presa al balzo e credo che possa veramente raccogliere tutte le forze politiche dal Partito Democratico con l'amico Di Pasquale collegato al partito del Presidente della Regione. Dobbiamo veramente affrontare il tema della didattica e del modo in cui va attenzionato il mondo dell'adolescenza. Io in questo momento così drammatico lo paragono ad un mondo come fatto di quadri pregiati all'interno di un museo dove bisogna rimanere abbastanza da vicini per vedere i particolari e al contempo abbastanza lontani, ma non troppo per averne un quadro d'insieme. E il quadro d'insieme è veramente quello di una società in profonda crisi. Quindi, intanto solo per rispondere a quel riferimento del segretario regionale e per rilanciare subito, la palla dell'attenzione a questo mondo già dalle prossime ore. Cambiando tema, ecco, zona rossa. Certamente anche lì Nino Minardo faceva riferimento ad alcuni aspetti a mio avviso importanti, ovvero un dato che è intervenuto, il sistema delle vaccinazioni che entra assolutamente in crisi, una multinazionale che ritira la possibilità delle somministrazioni e di punto in bianco fa scoprire agli italiani che non è possibile utilizzare le dosi nel quantitativo che si era immaginato. Io mi chiedo con quale coraggio il governo nazionale ha potuto firmare questo accordo, prevedendo che potessero accadere, anzi permettendo che potessero accadere queste cose. Al netto di questo, certamente il gioco di strega comanda colori è un gioco che ha seguito all'improvvisazione e che inevitabilmente ha generato tanta confusione e tanto caos. Venendo alle questioni regionali, certamente il fatto che soltanto due territori, Bolzano e la Sicilia, si siano ritrovati con questi numeri è un fatto che fa riflettere. Da una parte, lasciatemi dire che il sistema dei tamponi probabilmente incide, perché se tu peschi con la rete tiri dentro tanti pesci, dice quello, se peschi con Sì. l'amo è diverso. Abbiamo fatto tanti tamponi, sono venuti fuori ovviamente dati significativi. Domanda, siamo Certamente. rossi per protagonismo oppure no? Sì o no? Rispondi. Credo che sia il tempo di passare all'arancione perché le Vabbè, imprese sono in non hai sofferenza. risposto. Di Pasquale, parliamo di vaccini, però ci sono i furbetti. Lì a Ragusa, dalle tue parti, c'è qualcuno che si è vaccinato senza avere necessità. Ha saltato la fila. Ma i problemi purtroppo non sono solo Abbiamo qualche problema di connessione con No, facciamo fatica. Va bene. Emanuele, per favore, ripristiniamo meglio il collegamento con io qualcosa Nello. la devo Purtroppo abbiamo senti qualche problema di connessione. Emanuele, torna in studio, per favore, ripristiniamo meglio. Direttore Viola, ce l'abbiamo una domanda per Figuccia. Intanto chiedo alla regia di sistemare meglio il collegamento con Di Pasquale. Maglio. la domanda del Fiducci ce l'abbiamo però forse se Se vogliamo potessi prendere un rispondere minuto sul per fare protagonismo. replicare a Rico che voleva parlare poco fa forse è il caso Ok, allora sì. aspetta, vediamo se Di Pasquale si è collegato meglio. Nello, ci senti? E poi torniamo a te, Mi Alessandro. senti? Mi Adesso ti senti? sentiamo. Mi Allora, senti? dicevo, a Oh. Ragusa, dalle tue parti c'è qualcuno che fa il furbetto. Sì, però permettimi prima di entrare in merito ai vaccini di
fare un intervento sulle cose che sono state dette. Innanzitutto, sì. Noi una risposta concreta non abbiamo bisogno che ci venga detto di attenzionare il problema del bullismo nella nostra regione. Abbiamo una legge che tutti noi abbiamo votato in quinta commissione, che i capigruppo, e Arrigo è uno di quelli che ha deciso questo anche insieme a Peppino Lupo e gli altri, non so se era presente anche Figuccia, che questa legge deve andare in aula. Quindi assumete l'impegno, assumiamo l'impegno a portare subito in aula la legge che è pronta. Non dobbiamo inventarci nulla, quindi portiamo la legge in aula, che è la legge nostra, no? Che è la legge che abbiamo fatto in commissione. Se c'è da migliorare, la migliora. Questo è il modo come oggi la politica può ricordare e commemorare questo fatto brutto che è successo nella nostra regione. Quindi assumiamo questo impegno e andiamo avanti. Anzi, io già so che il Lupo questa cosa l'ha ridetta, ma prego anche a voi di spingere affinché vada in aula. C'è la legge pronta. Una legge che fa cosa, però? Perché voi parlate di una legge sul bullismo, cioè concretamente che si fa questa legge, che fa? Cioè, La legge è troppo lunga per lei. La legge ci mette in condizione già di dare una risposta in merito a episodi spiacevoli che riguardano tutto questo mondo, anche l'uso del cellulare. Credimi, è già un riferimento, ma non solo in aula, la possiamo arricchire anche di altre cose. Ma è già pronta, non è un disegno di legge che forse andrà, cioè, questa è già una norma pronta. Dopodiché poi mi permetto di dire che io, il sottoscritto, parlo di me, io ho chiesto la zona rossa, l'istituzione della zona rossa a novembre, non è stato possibile. Dopodiché ho ritenuto un errore da parte di Musumeci richiedere l'istituzione della zona arancione, quando ci sono comunicati a non finire che avete anche voi, oltre agli interventi in aula, già dal 10 di gennaio, quando invece a mio avviso andava istituita la zona arancione e invece le zone rosse per le città metropolitane intanto. Perché noi abbiamo avuto 2 settimane di zona rossa in provincia di Ragusa, di Agrigento, di Enna, con 30, 20, 18 contagi. Una vergogna, abbiamo pagato un prezzo altissimo. Mi fa piacere che oggi la Lega interviene anche su questo e noi siamo felicissimi, ma noi purtroppo non l'abbiamo condiviso. Nello, senti, raccontami di questa storia dei furbetti dei vaccini, e poi da Rico che voleva replicare. Sì, ma non è una polemica, ma lui la conosce, questa è una posizione che ho avuto dal primo momento e continuo ad averla. E ormai siamo zona arancione e penso che ci sono delle province invece che possono diventare zona gialla, e mi auguro che questo possa essere fatto, e che lì l'intervento non è così semplice, perché passare dalla rossa all'arancione è più facile, alla gialla. Sì, almeno non mi parli di questa storia dei furbetti della vaccinazione. Come non ti parlo? Su questo ho fatto un macello. Allora, niente, rispondimi brevemente e poi andiamo da Rico. Chi è che ha detenuto il vaccino, che ha avuto il vaccino nelle mani, una parte per fortuna, non tutti, l'ha utilizzato per vaccinare parenti, amici e figli di colleghi. Okay. Cioè, quello che è successo questo. Prima pensavamo era solamente... Ma tu li conoscevi? Ne conoscevi qualcuno? Poi purtroppo sì, ho avuto modo di vedere nome e cognome. Guarda la cosa assurda che succede a Scicli. Il responsabile dei vaccini viene rimosso perché aveva vaccinato parenti e amici. Dopodiché viene sostituito, ascoltami, guarda, vai. Viene sostituito, dottore Caruso, viene sostituito dalla dottoressa Celestre perché quello aveva la dottoressa Celestre si dimette perché aveva vaccinato il marito. Senti, ma hai avuto il senso civico di chiamare qualcuno di quelli che conoscevi per dire che era uno stronzo? Perdonami questa parola. Guarda, di tutto ho fatto. Ieri sera c'è stato uno che è intervenuto rimproverandoci, sicuramente anche a me, perché
ci eravamo permessi, questo si era fatto il vaccino, ma non era né parente né amico. E si lamentava che si era trovato in questo marasma. E io gli ho spiegato: ma tu ti sei preso un vaccino che non ti toccava, te lo sei preso, non ti toccava, ma almeno stattimuto, non ci venire a fare le paternali. Vabbè, basterebbe non fare il secondo richiamo. Aricò, allora, No, e replichiamo. questo non lo condivido. Io penso che lì No. sbaglia il presidente della regione. Io non No, lo no, condivido questo è perché noi impossibile. perdiamo anche la No. prima dose. No, mi Hanno sbagliato, guarda, dispiace. No, vabbè, guarda. ti Tanto parla ormai non arrivano. 1%. Ma tanto non arrivano sti vaccini. La Figurati, io a questi pensiamo qua in maniera non gli diversa. farei Mi il spiego. secondo richiamo. Dici tu, immunizziamoli No. comunque. Vabbè, comunque. Aricò, prego. Ma io però vorrei rispondere prima Certo. all'onorevole Di Pasquale riguardo il Presidente della Regione. Ma cosa c'entra se il Presidente della Regione, se c'è un dirigente medico che non svolge al meglio la sua attività con un Non ho senso dato etico che responsabilità, dovrebbe... Che do, no, non ho ha dato detto il Presidente responsabilità. della Regione. No. Allora, abbiamo capito male anche qui in No, studio, che c'è faceva una riferimento al responsabilità. secondo richiamo, capito? Lo Una facendo il secondo. responsabilità. E c'è da dire una cosa, sui furbetti No. dei vaccini, mi hanno spiegato, perché è un tema che abbiamo trattato anche in aula, abbiamo dibattuto proprio nelle ultime sedute, che fino a un numero minimo di dosi potevano essere somministrate, credo che da 1 a 5 dosi per evitare che l'ampolla fosse aperta e venisse persa. Addirittura ci sono casi però in cui sono state fatte 41, quindi hanno aperto probabilmente più confezioni rispetto a quanto avrebbero dovuto dire. Dobbiamo condannare tutti insieme con forza chi ha utilizzare i vaccini che non erano che erano per il personale sanitario e per quelli previsti dai decreti di riferimento per fare parenti e amici. E ci ritroviamo a fare una battaglia insieme, caro Nello. Per quanto riguarda questo accusa di protagonismo del Presidente della Regione o dell'assessore Razza, niente di più falso. Io voglio ribadire con forza che dopo la settimana, dopo il periodo di Natale e Capodanno, pensavo che dovessimo arrivare in lockdown, che è ancora più forte rispetto alla zona rossa. Dopodiché c'è da dire una cosa, io nei miei canali social ho postato un video che riprendeva in diretta via Macheda? Macheda, Sì. dove c'era una grandissima confusione. Molti mi dicevano: ma se ci sono i negozi aperti, perché impedire alle persone di passeggiare? E anche qui una falsità, perché me l'ha mandato proprio un negoziante, mi diceva che una persona che entrava all'interno di un negozio non c'era. Allora vorrei capire chi deve effettuare i controlli. La regione non ha le forze di polizia per poter fare i controlli, questo dovrebbe essere demandato agli organismi di sicurezza o alla polizia municipale o agli stessi comuni. E abbiamo visto che nelle città più grandi, e se vediamo il report dell'ultima giornata, vediamo come la provincia di Agrigento abbia solo un contagiato in più, mentre la provincia di Palermo 386 contagiati in più. Probabilmente nelle città più grosse, e mi riferisco ai capoluoghi Palermo, delle città metropolitane Palermo, Messina e Catania, un controllo più serrato dovrebbe essere fatto dai primi cittadini e dalle forze di polizia locale. Perché anche a me è capitato andare a fare compre, per esempio, in un negozio di bambini in pieno centro. Abbiamo aspettato di entrare nel marciapiede, pioveva, eravamo con l'ombrello, facevano entrare gli acquirenti per un massimo di 3 persone rispetto ai metri quadrati, abbiamo fatto la fila e siamo andati, scusami Sì, Massimo, vai. e finisco, e siamo andati a fare compre. Sarei pure disponibile ad accettare e consiglierei di accettare la riapertura finanche delle attività di ristorazione e anche per esempio dei negozi che fino ad oggi non possono esercitare la vendita, come i negozi di abbigliamento o i negozi di scarpe. Però ci vuole più controllo da parte della polizia locale e più responsabilità soprattutto dei cittadini, che spesso e volentieri stanno affrontando questa pandemia con superficialità, e questo ci daremo a sottolineare. Maglio, prepara una domanda per i nostri tre ospiti. Figuccia voleva replicare anche lui, e poi andiamo da Maglio che prepara una domanda per i nostri tre onorevoli. Vincenzo. No, beh, assolutamente sul tema della zona rossa o comprendiamo che bisogna guardare
ai problemi del paese con un'ottica assolutamente diversa, dove la semplificazione, lasciatemi dire, anche dei colori è una semplificazione che assolutamente non regge, perché poi, come vedete, le contraddizioni sono tante. Noi siamo in zona rossa, ma rimangono a casa meno del 10% delle persone. Se non ci sono i controlli, se ci sono le mille contraddizioni, per cui andiamo in zona rossa, ma a scuola si va, ma fino alla prima media. Ci sono dati che dicono che i ragazzi fino ad un'età possono essere contagiati e poi sono immuni. Insomma, è evidente che molto è stato lasciato all'improvvisazione e tutto questo ha degenerato poi in un caos complessivo. Certamente bisogna tener conto dei dati. I dati raccontano che in un anno abbiamo perso qualcosa come oltre 600.000 posti di lavoro. Gli unici garantiti sono a quelli a tempo indeterminato, per via ovviamente di una serie di clausole che hanno bloccato i licenziamenti, ma per il resto dipendenti che aspettano ancora dopo il licenziamento la cassa integrazione, tutto il mondo delle attività commerciali, ristorazione, ma non soltanto, il mondo dell'abbigliamento, tutto l'indotto che ruota attorno all'economia è assolutamente in ginocchio, con il vero dramma che rischia questa gente davvero di non riaprire. Sono tante le ragioni per cui la Lega ha deciso di chiedere di togliere la zona rossa, di passare ad una zona arancione, ma contestualmente di farlo tenendo conto di un sistema di controlli. Maglio, allora, domanda per te, chiaramente che potrei girare ai nostri ospiti. Direttore, risposte vi prego brevissime perché ci siamo dilungati. Vai, direttore. Allora, ragionamento velocissimo. Primo dato, in questo periodo, ormai diciamo che è quasi un anno fra lockdown e varie restrizioni, abbiamo un dato che ci dice che i suicidi sono aumentati del 28%, e questa è una cosa che bisogna tenere in considerazione, che sembra che ci stiamo dimenticando tutto. Secondo dato, appena vedremo morti e feriti, in senso metaforico, appena il blocco dei licenziamenti verrà meno, quindi da questo punto di vista sarà veramente un grandissimo disastro. Infine voglio dire soltanto una cosa all'onorevole Di Pasquale, al quale intanto va dato atto che lui assolutamente è stato coerente, perché lo dice sin dall'inizio che bisognava fare le zone rosse per le città metropolitane e non negli altri territori, così come io sono, contrariamente a te Massimo, sono d'accordo con lui quando dice che la seconda dose invece andava data. Poi andavano puniti per aver preso la prima, però l'immunizzazione andava completata a mio modo di vedere, perché così abbiamo sprecato le dosi che sono state somministrate. Ma all'onorevole Di Pasquale voglio anche dire una cosa. Fondamentalmente il PD probabilmente ha più anime, perché continua a insistere sul fatto che lui non lo ha detto, ma altri suoi importanti colleghi hanno urlato alla zona rossa per settimane e con grande forza, prima che poi Musumeci assumesse questa decisione. Questi sono tutti i ragionamenti che ve li consegno tutti per riflettere. Allora, domanda secca, risposta secca. Maglio sempre molto attento, cioè, giustamente la sua riflessione è più che corretta, però io resto alla mia posizione, cioè secondo me seconda dose non andava data. Però detto questo, direttore, aggiungo, se mi permetti, alle vostre riflessioni una domanda, perché dobbiamo chiudere questo spazio. Di Pasquale, domanda, sì, attenzione. Velocissimo. Sì, vai. Chiarissimo. Allora, direttore, non è così, mi perdoni, il presidente della regione non ha chiesto la zona rossa perché gli hanno chiesto i deputati del PD, la prego. No, non ha ascoltato neanche la Lega. Non ha ascoltato dopo, non ho detto per questo. No, non ha ascoltato neanche la Lega, immaginiamoci i deputati del PD. I deputati del PD, alcuni colleghi miei, hanno sempre detto facciamo la zona rossa, ma riferito a Catania, Palermo e Messina. La linea è stata sempre quella di fare zona rossa, di chiedere l'arancione per poter fare rosse le città metropolitane e invece arancione quelle che avevano, lasciare arancione quello che erano possibile. Su questo non ci sono dubbi. Velocemente, i controlli, io devo dirvi che io vengo da Ragusa, ve lo sapete, io sono stato fermato e vengo fermato io i controlli ci sono. Secondo me cosa è mancato, perché ho un aspetto concreto questo. Non dimentichiamo che le forze dell'ordine
hanno anche, devono pensare anche a fare altri tipi di lavori importanti, dove in Sicilia non ne possiamo fare a meno. Ma Quello per che è esempio mancato no, sono. ma per esempio no, ma non possiamo prendere tutti questi famosi forestali di cui tanto si parla e li mandiamo in giro a fare controlli, No, visto che ti per ora prego, lo sai magari. cosa andava fatto? Io ti parlo da amministratore, lo sai cosa andava fatto? E lì secondo me è mancata la regia perché l'amico mio Figuccia attacca sempre il governo nazionale dimenticandosi che noi abbiamo un governo regionale. Ma cosa andava fatto? Andava fatto un raccordo a livello regionale, io da presidente della regione, doveva coinvolgere i sindaci. I sindaci con le polizie municipali e con le associazioni, anche le associazioni che hanno il decreto di guardia giurata, che sono diversi, io da sindaco li utilizzavo in diversi servizi. Insieme a queste associazioni, a coloro che avevano i decreti, oltre alla polizia municipale, si dovevano fare i piani di controllo e di verifiche. Quello che è mancato alla polizia di Stato, ai carabinieri, alla finanza, è mancato l'ausilio invece dei comuni, raccordato, è mancata una regia siciliana su questo. Io Va di bene, questo ne va sono bene. sicuro. Devo chiudere. Domanda secca, parto da Aricò. Chi sarà il prossimo presidente della regione siciliana? Domanda secca, risposta secca, Nello Musumeci. Vabbè, ma quindi si ricandida allora. Nello Musumeci ha già dichiarato più volte che sarà ricandidato. Ritengo che all'inizio della legislatura abbia fatto un gran bene, soprattutto sul piano risanamento dei conti e su una serie di iniziative che ha portato a termine. Sta affrontando l'anno della pandemia nel migliore dei modi. I cantieri, nonostante tutto, non si bloccano e siamo in piena crisi. Ritengo che sia il miglior presidente della regione che Quindi possa avere la Musumeci, Sicilia. lo chiediamo a Vincenzo Figuccia. Vincenzo, chi sarà il prossimo presidente della regione? Minutella potrebbe essere un No, buon io candidato. lungi da me, io non so, non so neanche firmare, figuriamoci, ci metto a firmare No, la la legge. verità è che, lasciatemi dire, ovviamente abbiamo passato quello che il presidente della regione definiva il tempo della semina. Credo che questi 2 anni, ma già dai prossimi mesi, saranno quelli fondamentali per fare un ulteriore check-in, per verificare come sono andate le cose. Certamente da parte del presidente della regione in molti ambiti è stato fatto un grande lavoro, instancabile. Ci sono Vabbè, la d'altra domanda è, parte se Musumeci criticità si da. ricandida, la Lega lo appoggia? Credo che quello delle regioni sarà un ragionamento nazionale che verrà Vabbè, fatto no, vabbè. Di sul Pasquale, chi territorio è il nazionale. prossimo presidente, Nello? Ma ovviamente noi ci stiamo lavorando, Sì, noi Pippo stiamo Baudo, a chi lavorando avete pensato? A con. Lino Banfi, a No, Pippo non Baudo, a chi basta. avete No, pensato? no, non ti preoccupare che il No, non sono candidato preoccupato. lo io me lo troverei Lino Banfi, lui. Una all'UNESCO. cosa è sicura, noi dobbiamo chiudere questa esperienza di Aspetta che vedo cattiveria. Maglio Viola. Maglio, che dici? Scusa, perché vedo in base a Firenze Viola che interveniva. Maglio. L'onorevole Di Pasquale non lo può dire, ma sarà Provenzano il candidato del PD. Ah, Ma guarda, Provenzano. io te la posso, io gliela posso. Posso dire una cosa? Per me va benissimo, disposto a mettergli la firma subito, immediatamente, però le devo dire veramente, la prego di credermi, che oggi non esiste un dibattito all'interno del PD, all'interno del centro-sinistra sulle candidature, perché penso che noi siamo chiamati prima a costruire un'alleanza che deve essere forte, larga, Sì. che deve coinvolgere a Nello, nostro avviso scusa, anche le forze moderate. E europeiste, noi l'avete vogliamo fare una costruita a Roma sostituzione che. quell'alleanza, Nello? No, L'avete già noi la costruita a vogliamo fare Roma intanto. quell'alleanza? Ora avrete pure i Speriamo che la responsabili. costruiscono a Roma e noi speriamo di costruirla per mandare a casa Musumeci, che abbiamo veramente, No, siamo vabbè, stanchi già di questo Musumeci. non ce la farete Va purtroppo, bene, allora. Esattamente, proprio. Noi siamo per mandarla a casa al volo. Allora, grazie a Nello Di Pasquale che è collegato dall'ARS. Buon lavoro, Nello. Porta i nostri saluti a tutto Grazie. il tuo gruppo parlamentare. Buon lavoro ad Grazie. Alessandro Grazie per Aricò. avermi invitato. Grazie a te per aver accettato l'invito. Grazie anche a Vincenzo Grazie, Figuccia. grazie a te. E grazie, direttore Maglio. Titolo di oggi, di questa chiacchierata, quale potrebbe essere, direttore? La guerra dei Nelli, visto che Nello Di Pasquale contro Nello, insomma. No, la guerra dei Nelli non è Sì, male. chiaramente era una battuta. Eh beh, è chiaro, come facciamo sempre per alleggerire un po'. Andiamo adesso dal mio amico Riccardo Gaz, che si è occupato di Scampia, perché lo sapete, arriva Gomorra 5 e lui si diverte a fare le telefonate. Gaz, la parte tua e la linea a te. Prego, Riccardo.
Uè, Massimo, per una volta accantoniamo l'attualità, insomma, per evitare di cadere in depressione e ci distraiamo parlando di serie TV. Ce n'è una che ci sta particolarmente a cuore e che pare piaccia anche al pubblico estero, considerato che è stata esportata in diversi paesi in ogni dove. Stiamo parlando di Gomorra. Sono già cominciate le riprese da diversi mesi della quinta stagione che chiuderà ufficialmente il cerchio di questo lungo percorso cominciato 6 anni fa. Come ben sai, una storia scritta da Roberto Saviano che prende spunto dalla realtà. Una serie davanti alla quale spesso ci siamo posti diverse domande, chiedendoci: ma è realmente così come ce la raccontano attraverso il film, attraverso la serie? Scampia, questo quartiere di Napoli è diventato tempio di questa storia. Ecco, abbiamo fatto dei numeri a casaccio, abbiamo chiamato proprio gli abitanti di Scampia per cercare di capire se in realtà tutto questo è solo frutto di una spettacolarizzazione. Sentiamo com'è andata. Mi chiedo e mi domando, ma è tutto vero quello che ci raccontano nella serie Gomorra? Perché noi, insomma, non vogliamo credere che sia così. Ma no, non credo proprio. Sono tutte bugie. L'hanno fatto troppo pesante perché se lei viene qua e cammina qua, mi sembra una zona così tranquilla. In realtà è così che stanno le cose lì a Scampia? Sì, beh, sì, più o meno. Cioè, solo piazze, droga e sparatorie. Ma assolutamente sì, da tempo. Ma qualche annetto fa, adesso per fortuna no. Ma vieni qua e vieni a vedere da vicino. Mi interesserebbe sapere il suo parere. La TV è una cosa surreale, quindi vieni a toccare con mano da vicino e si fa un giretto, va bene? Allora, è tutto amplificato per Gomorra perché comunque qua ci stanno pure gente per bene, per esempio come noi che lavoriamo Oh. dalla mattina alla sera. Lei guarda Gomorra? Ah, sì, lo seguo. Cosa ne pensate voi che vivete giornalmente quel territorio e che poi lo rivedete proiettato attraverso la serie o il film? Raccontano solo tanta falsità. Qua ci sta gente per bene che lavora veramente, si suda giorno per giorno senza fare male affari. Il suo personaggio preferito, me lo dica, qual è? Mi piaceva Malamore perché non ha mai tradito Don Pietro, perciò Ah, mi piaceva. ho capito. Però Jenny, no, veramente Ciro ultimamente mi stava piacendo di più. Ho capito. Se mi Grazie. raccomando, Sì, cosa mi raccomando? parlate bene di Scampia. Non è tutto quello che racconta. Pare che addirittura sia diventata meta di turisti, o no? Vabbè, fanno dei pullman per far visitare un po' le vele, oh, però poi se giri e vedi anche le persone non sono tutte quelle descritte Infatti. nella serie. Vabbè, prima forse lo era, però adesso si è calmato molto tutto. E il dialetto è fedele perché noi praticamente da qui non ci capiamo nulla, abbiamo bisogno di vedere alcuni sottotitoli. Il dialetto è quello, il Ok. napoletano è quello. Forse qualche parolaccia se la potevano risparmiare. Il 99% delle persone lavorano. Lavorare significa fare l'imbianchino, fare il. Ah. Noi facciamo la salumeria, chi ci sta, chi fa la Chiaro. macelleria, ci sta la lavanderia. È decisamente triste il fatto che non venga fuori mai un briciolo di sentimento, neanche tra padre e figlio, insomma, tra amici, tra No, parenti. no, ma qua siamo persone con molto sentimento, signore. Qual è il suo personaggio preferito nella serie? Lei la vede? A noi piace tanto Ciro Di Marzio, Ciro Di Ciro Marzio. Di Marzio. Vabbè, come vedere un film di Robert De Niro, no? Piace tanto Chiaro. Robert De Niro e poi Robert De Niro fa. Chiaro, Oppure, chiaro. che ne so, l'altro in Scarface, come si In chiama? Scarface, Come si Scarface, chiama? Al Pacino. Ah, cioè a me per esempio piace tanto Al Pacino, vedere il Padrino, vedere poi. Ok. Non è secondo lei molto italiano il fatto di ammirare poi alla fine della visione di un film il personaggio che rappresenta il male? Cioè, quello è il potere che piace a tutti. Il potere, i Amo soldi. nel bene o nel male, il potere che piace a tutti, no? A Vabbè. Napoli si dice è meglio comandare che fare un'altra cosa. Ho È un capito. pochino così. Il nostro Riccardo Gazza, al quale mando un abbraccio e lo ringrazio per questa bellissima opportunità che mi dà di poter lanciare nel nostro Casemi Nutella le sue telefonate e soprattutto poi condividerle con noi. Oggi siamo andati a Scampia, chissà cosa succederà nelle prossime puntate. Allora, ce l'abbiamo? Sì, lo vedo in bassa frequenza. Andiamo subito alla presidenza del Consiglio dei Ministri. È un'esclusiva di Casa Minutella. C'è il presidente Conte. Presidente, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Ah, presidente, intanto grazie e complimenti per quello che ha detto in questi giorni al Parlamento, soprattutto per la tenacia. So che lei è salito al colle dal presidente Mattarella e intanto complimenti perché anche nei collegamenti a distanza lei usa la mascherina. Ecco, intanto nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale,
Voglio salutare tutti voi, tutti gli italiani e tutti i siciliani. Scusate per questo look, ma me l'ha consigliato Rocco Casalino, ecco, non so che è un esperto. Sì, sì. Cosa dire, sono particolarmente contento, ma emozionato. Volevo tranquillizzare i siciliani che non ci sarà un altro lockdown. Sì. E questo me l'ha confermato pure qualche esperto, gli esperti anzi. Fedez sì. E la Ferragni che fanno parte del comitato tecnico scientifico. Ah, ecco, Fedez e la Ferragni. Però, il consiglio che voglio dare a tutti gli italiani e siciliani, anche se non ci sarà un altro lockdown, di abbonarvi a Netflix, Sky Go, Amazon Prime, insomma di fare acquisti di debito di birra, ma non ci sarà un altro lockdown, questo è sicuro. Questo è sicuro. Leggo tra le righe, Presidente, un po' di sarcasmo, però vabbè. Presidente, posso chiederle com'è andata con Mattarella? Cosa avete fatto? Di cosa avete parlato? Allora, abbiamo fatto una briscola. Come una briscola, Presidente? Poi è venuto Rocco Casalino e siccome il Presidente Mattarella era molto contento di stare con noi, ha pensato di fare una tombola e ho chiamato tutti quelli del Comitato Tecnico Scientifico e ci siamo divertiti, ma non abbastanza, perché ci voleva insomma una persona che potesse dare dei numeri. E allora abbiamo chiamato Matteo Renzi. Ah, ecco, perfetto, perfetto. È venuto Matteo Renzi e la prima cosa che ha detto... Signori, buonasera, l'Italia va cambiata, signori, la Costituzione va cambiata, signori, la Sicilia va cambiata, signori. Ecco, avete capito un po' quello che ha detto Renzi? Presidente Conte, mi scusi, ho visto che peraltro lei sa imitare benissimo Renzi, ma so che lei sa imitare, per esempio, cioè me lo racconta Casalino, lei so che sa imitare per esempio anche Enrico Ruggeri, per esempio. Questo è un hobby che ho, che faccio le imitazioni. Sì, ah, lei ha questo hobby delle imitazioni? Ah, che bello! Ruggeri, posso che provare direbbe? A fare la voce di Enrico Ruggeri. Sì, però vediamo, Presidente. Cantava, sì. Mi piaceva quando cantava con Morandi la canzone quella «Cosa ti manca? Cosa non hai? Cose che insegui se non lo sai». Ecco, si può dare di più, è quello che io dedico sempre a tutte le donne che mi seguono. Si può dare no, a tutti Presidente, i fan alla gente che segue. Presidente, visto che si diverte a imitare, no, non sapevo di questo suo hobby, me lo raccontavano, ma lei me lo conferma. Ma per esempio, Pizzul, lei lo sa fare? Mi piaceva molto quando faceva la telecronaca della Nazionale. Pizzul parlava tipo... E poi Donadoni, Baccia e soffrono gli azzurri, fuori gioco, peccato, operazione non è riuscita. Per esempio Lisa Rasù, per esempio, Presidente, no? Ecco, Lisa Rasù era un giocatore francese che Pizzul pronunciava molto bene. Lui diceva, Lisa Rasù, ancora arriva. Il Presidente... Il Presidente Conte è il mio amico Alessandro Gandolfo, imitatore straordinario. Ciao Alessandro! Sto sudando come un matto a fare le imitazioni con la mascherina. Ciao Massimo! Ciao Ale, buon pomeriggio! Lo so, forse era meglio con la parrucca. Dai, devo dirti, meglio prima. Se la vuoi rimettere, meglio prima. Meglio prima. E poi vuoi mettere a parlare con Conte, insomma. Vabbè, lo vuoi mettere. Alessandro, come stai? Io discretamente bene. A casa... con moglie, figlia, cani, orto, prato, camino, non ci manca niente, ci manca solo qualche spettacolo per poter andare avanti e vivere, però stiamo qui. Senti, so che c'è il bonus adesso per gli artisti. Ah, ecco, non lo non sapevo. Non so se l'hai saputo, Conte ha detto che c'è il bonus per gli artisti, sì. Che bonus sarà? Lo sai già. È un bonus mobilità che non sarà più il bonus monopattino, ma per tutti gli artisti e non solo per gli artisti, per tutti i lavoratori dello spettacolo ci sarà il bonus attaccati al tram. Ecco. Ah, io in quello sono specializzato. Anche tu, voglio dire, che fai l'artista, voglio dire, mi tocca attaccarmi. Senti, ho visto che anche tu adesso ci dai dentro con i social, ti diverti a fare le parodie. Ci provo, Massimo, lo sai che sono un po' negato, ci no, provo. No, non è vero, dai.
Non sono, pensa che su Instagram io seguo persone che loro stessi neanche sanno di essere su Instagram, vedi un po' a che livello sono arrivato, quindi Fantastico, magari seguo quello fantastico. che. Ma io veramente neanche so di essere su Instagram, io lo seguo, vedi un po' come sono combinato. Senti, però, vabbè, No, oh, parodia ogni tanto capita, ne ho fatto una carina a marzo l'anno scorso, un gran successone che ha beccato più di 4 milioni di visualizzazioni. wow. Mi sono vestito da Celentano. Il 15 marzo ho fatto un video, una parodia alla canzone L'italiano di Cutugno, cantata da Celentano, come una parodia che parlava Allora, appunto aspetta, del. facciamo una Sì. cosa. Chiedo alla regia di dare l'inquadratura a me. Adesso Alessandro Gandolfo si celentanizza. 2 secondi. Ah, ci provo. Dai, 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 aspetta. Allora, amici di Ci casa di provo, Nutella, faccio così, vai, 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 parlo. preparati. Amici di casa di Nutella, in esclusiva per Blog Sicilia, Video Regione, Radio Fantastica, abbiamo scomodato, signori, niente di meno che uno dei più grandi artisti italiani, ormai più di 80 anni, carriera strepitosa. C'è con noi Adriano Celentano. Adriano, buon pomeriggio. Uè, ciao Minutella, sei forte. Grazie, grazie Adriano. Grazie a te. Senti, io direi di fare una di quelle lunghe pause alla Celentano. Che dici? La facciamo? Sì, ne facciamo una di 3-4 anni, il tempo di risolvere il problema del virus e poi ripartiamo, Sei vaccinato, Adriano? no? Io no, però presto lo farò. Senti, come passi il tempo? Che fai per ora? Racconta. Ma ogni tanto provo a fare qualche pausa più breve, però non ci riesco. Anche Claudia me lo dice sempre: Adriano, meno pausa, ma lei me lo dice da un bel po', quindi. Senti Adriano, so peraltro che tu hai conosciuto e sei anche diventato amico dell'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro. So che lo imiti, so che lo sai imitare. E ci provo, lui è bravo a fare le imitazioni. Aspetta che lo chiamo e ve lo Dai, dai, presento un vediamo secondo. come va, Infatti. vediamo come va. Uè, Aspetta. Totò, vieni qua, Totò. Vediamo se è arrivato Totò, perché potrebbe arrivare pure Cuffaro, ragazzi, eh? Potrebbe arrivare qualunque cosa, che con Gandolfo succede anche questo. Allora, è collegato con noi Totò Cuffaro. Presidente Cuffaro! Buonasera a tutti gli italiani presenti, attenti, latitanti, a tutti i radiospettatori e ascoltatori che ci stanno seguendo. Scusate, Allora, famiglia del no, parrucca, ca. Io purtroppo non ho né Rocco Casalino, non ho nessun esperto che mi può seguire. Allora, Minutella, come va? Ah, Presidente, non ci vedeva da tempo, so che. Ho finito di mangiare ora e sinceramente il terzo cannolo è stato pesante, dico la verità. Esatto, ecco, a quest'ora che noli sono anche abbastanza. No, Presidente, le volevo chiedere, Ho no. ancora la cravatta stile Celentano, ecco, adesso ci Esatto, devo. si è sistemato e tutto il resto. Oh, Se quando allora. chiamo Minutella io non capisco più niente, quale imitazione, cosa fare, cosa non fare, qua è tutto Giusto, giusto. imbarazzato. Oh, allora, Presidente Cuffaro, complimenti, so che è guarito dal Covid, le faccio veramente tanti in bocca al Una cosa lupo. importante che mi fa piacere, e adesso mi sto impregnando di No, nuovo in politica, impegnando, sono molto presi, impregnato. no, no, lei non è impregnato, lei è impegnato, No, impegnato. sono pure imbragato perché a casa mia ci sono riscaldamenti accesi, quindi sono imbragato proprio di caldo. Esatto, è pieno di caldo. Presidente, so che lei ha una cura importante per abbattere la disoccupazione in Sicilia, pensando ai templi, per esempio. Dobbiamo puntare sul turismo, il turismo è una Bravo, cosa importante, lo dico bravo sempre. presidente. La Valle dei Templi è così affollata di turismo che Bravo. io ho pensato di allungare l'orario di chiusura di mezz'ora. È una Così buona avremo idea. i templi supplementari e se c'è bisogno anche calci di rigore, i templi supplementari con mezz'ora di tempo in più, È la di templo, soluzione di migliore. Alessandro, ma tu lo sai che Cuffaro sei uguale, cioè uguale, uguale. Ma me, io, caro Minutella, continuo con la voce di Cuffaro perché prima ridevo quando tu chiedevi le imitazioni a Giuseppe Conte. Devi sapere che io sono il re delle imitazioni, Ma senza offesa per davvero? Gandolfo e per Conte. No, Presidente, ma davvero? Lei fa Io imitazioni? posso imitare tanti personaggi, tu me ne Ah. puoi chiedere uno che vuoi, io te lo imito. Allora, per esempio, imitiamo Jovanotti, presidente. Va bene, pronto? Vai.
Ciao a tutti, sono Lorenzo Giovannotti. Ciao mamma, guarda come mi diverto. No, come è andata? No, Presidente, è andata malissimo. Lei è uguale a lei, cioè non nessuna imitazione. Allora ne faccio un altro cantante. Allora, per esempio, allora adesso Toto Cuffaro imita Gianni Morandi. Ciao a tutti, sono Gianni Morandi. Io voglio per me le tue carezze. Come è andata qui? Presidente, è andata malissimo. Presidente, è uguale a prima, cioè sempre Cuffaro. Fratello, se tu volevi un botticino alla regione, te lo puoi scordare, io te lo dico. Presidente, ma dubito che lei adesso mi possa aiutare. Comunque, lei a limitare. Lei ad imitare lei scasso. Ha dubitato troppo, è dubitato. è vero, questo è vero. Io vorrei parlare con Gandolfo ora, perché ogni tanto un mi secondo perdo. Secondo che glielo chiamo, Alessandro. Esatto. Alessandro Gandolfo. Oh, sono qua. Alessandro. Senti, raccontiamo di quelle volte in cui io godo dell'amicizia di Alessandro da tantissimi anni, ho condiviso il palco con lui tantissime volte. Artista amatissimo in Sicilia e non solo, perché tu anche in Europa, in Germania, hai un seguito pazzesco. Ogni tanto, quando si lavorava, ogni tanto andavo in Germania, in Austria a fare le imitazioni di Celentano, Ramazzotti e altri cantanti italiani, insomma ci provavo. Adesso siamo fermi, per cui tutto... Senti, qual è il personaggio a cui sei più legato? Io lo so, però lo chiedo per farlo conoscere a chi ci serve. No, ma sono tanti i personaggi, sono i periodi che cambiano, però uno dei personaggi Vabbè, Celentano è quello che mi ha portato in giro di più, perché insomma per andare a cantare in Germania, in Svizzera, non sono andato mai lontano, Canada, Russia, America, perché ho avuto sempre paura dell'aereo, dico la verità. L'anno scorso con quel video che ho fatto mi hanno contattato da mezzo mondo a marzo, ma ovviamente non potevo andare neanche fuori da casa, quindi dove andare? Era così. Vabbè, poi ora le cose riprenderanno, ma è passato un anno e siamo ancora tutti qui a fare gli interventi così col web. Sì, allora senti, un attimo soltanto, chiedo alla regia di preparare il prossimo ospite, avete il contatto, chiamatelo, avvisatelo. Alessandro, quanto tempo si impiega per studiare un personaggio? Con te quanto ci hai lavorato per arrivare? Perché ora, adesso al netto del mio rapporto di amicizia, lo fai uguale. Sei uno dei migliori imitatori che ho sentito in giro, sappilo. Ma Conte è nato l'anno scorso proprio in quarantena, perché io poi, oltre al fatto che sono un pigro, non guardo la TV, neanche spenta, dico la vita, pure spenta non la guardo. L'anno scorso, vuoi non vuoi, a marzo, ero lì a guardare il bollettino, a guardare le dirette di Conte come un po' tutti gli italiani, per cui insomma a casa per traumatizzare con mia moglie e mio figlio, ogni tanto mi usciva la voce di Conte, mi piacevano poi alcune parole di Conte che lui diceva sempre all'inizio, questo distanziamento sociale, recovery fund, Ursula von der Leyen, comitato tecnico scientifico. Allora io stavo tutto il giorno, pure io, fra una disperazione e l'altra, a ripetere. Poi c'era una frase che lui dice sempre, permettetemi di dire, lui con questo permettetemi di dire, insomma, si sta intrattenendo, non so quello che succederà, insomma, perché c'è l'altro pazzo là. Quello. Signori, l'Italia va cambiata, signori, la Costituzione, signori, buonasera. C'è questo altro personaggio, insomma, che c'è un particolare. Infatti mi dice, ma chi è questo? Matteo Renzi. Detto, amore, adesso c'è Renzi, ci sta Renzi, quindi papà per istinto ogni tanto dice, signori, buonasera! Gioia! E nascono così anche le imitazioni, senza stress, voglio dire, non mi impegno più di tanto. Ai tempi mi impegnavo quando ero giovanotto, adesso no, dico la verità, se nasce un personaggio, nasce così. Io ho iniziato la mia carriera, se si fa per dire, se la vogliamo chiamare carriera, alla radio, e Alessandro era un personaggio fisso nei miei programmi. Una volta inventai di avere accanto a me Gianni Morandi, ho detto ci vi verrà a trovare Gianni nonostante Morandi. Nonostante io sia un timidone per fare scherzi, però tu mi hai coinvolto più di una volta, l'ho fatto solo per te, esatto. Con un po' di paura. Abbiamo fatto uno scherzo in diretta ad una signora che credeva di parlare con Gianni Morandi, ma era Alessandro Gandolfo, e non abbiamo mai avuto il coraggio di dire alla signora che non era Morandi, tant'è che la signora, tanto era emozionata, si mise a piangere. È vero Gianni? Esatto. Te lo ricordi Gianni? Ma mi ricordo perfettamente questo scherzo radiofonico che ho fatto con te. È stato molto bello, però insomma adesso devo andare, perché devo andare a correre, devo fare Marsala Bologna correndo. Io posso andare, ciao!
Allora, cercate la pagina Facebook di Alessandro Gandolfo, che ha tanti follower, ma mi aspetto che in questo momento, Ale, mentre stiamo parlando io e te, sì? Togliendo la TV perché non abbiamo metodi di rilevamento se non l'audio che arriva mesi dopo, abbiamo in questo momento 1050 persone solo su Facebook che ci stanno seguendo. Quindi invito tutti niente quanti... Nemmeno. C'è neanche Garibaldi ce l'aveva. No, io ce n'ho 45 in più. E quindi chiedo ad ognuno di questi di andare sulla pagina Facebook di Alessandro. Cosa prepari? Cosa ti piacerebbe pensare? Poi andiamo all'altro ospite. Ma stasera adesso preparo il cammino tra un poco. Bravo, e bravo. Poi voglio provare a vedere l'Inter, derby Inter Milan, Coppa Italia, magari cerco di distrarmi un po' piuttosto che sentire notizie brutte in TV che non ne posso più, come tutti noi. Quindi come tutti quanti. Attenzione, non è guardare l'Inter, non si soffra, cioè, la sofferenza c'è sempre con l'Inter. Quindi. È pazza Inter, amala, Alessà. Che vuoi fare? Senti, tu peraltro, ti lascio, hai imitato anche il sindaco della tua città di Marsala. Sì, non me lo ricordo più, sì, di Girolamo, ne ho imitati più di uno, anche quello di prima, ne ho fatti personaggi. Senti. Sono Roberto Di Girolamo, cantato sindaco di Marsala, esatto. Poi facevo anche un notaio, risponde, sono il notaio Galfano. Poi c'è un personaggio che piace tanto, è un personaggio inventato, un personaggio mazzarese, un certo Gangitano di Mazzara, che a Camoria, signori Mazzara, a Camoria c'è la crisi, lo fermo biologico, i gamberoni di Mazzara, le canucce di gamberoni. Il gamberone rosso. Quando viene a Mazzara te le faccio assaggiare, cornuto del mare. Alessandro, quella è la cosa che più ti manca degli spettacoli? Il pubblico. Il pubblico tantissimo, fare gli spettacoli senza pubblico è quasi impossibile, dopo 28 anni tu ti trovi ad esibirti ogni tanto con queste cose virtual qua, però è come mangiare un cannolo siciliano senza ricotta. Senza ricotta, mangi solo la scorza, è vero. Ale, non si può. Allora, e poi... Mi mancano mi mancano pure i recovery fund, i recovery... Questi mancano, ma non solo, mi manca pure al direttore tutti. Della banca che mi dice vedi di organizzarti. Infatti pensavo di scegliere un semaforo, se tu vuoi farmi compagnia magari tu fai, guarda, io presento e tu fai le imitazioni. Tu sei un ottimo presentatore, Massimo, sei un'ottima spalla, fai uscire fuori i personaggi, ci mettiamo un semaforo, io porto due parrucche, se va male dal semaforo andiamo la sera alla favorita con le parrucche, insomma quella dovrebbe essere un lavoro sicuro che può funzionare sempre. Va bene. Ale, grazie per il tempo che mi hai dedicato, ti faccio tanti in bocca grazie, al lupo. Grazie Massimo, andiamo sulla bene, pagina Facebook, spero presto. Anch'io di farlo prestissimo. Pagina Facebook Alessandro Gandolfo, comico imitatore, andate, lasciate like e seguitelo. Grande Ale, ti voglio grazie. Bene. Ciao bello mio, ciao Ale, ciao. Allora, adesso andiamo a Catania, a casa di un ragazzo giovanissimo. È diventato una star del web, in maniera particolare è un TikToker, se così si può dire. Lui si chiama Johnny, lo vedo collegato. Ciao Johnny, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao a tutti. Ciao. Senti, tu sei Cutuli o Cutuli? Cutuli. Tra l'altro Cutuli. Molte persone sbagliano il mio cognome, perché appunto... Infatti, io oggi ti confesso che nel collegamento con Radio Fantastica avevo detto Cutuli, ma Antonella Isabella mi ha corretto, ha detto, cioè, guarda che è Cutuli. Sì, esatto, in realtà è Cutuli, esatto. Però non c'è l'accento, per cui... lo so. Allora, senti, Johnny, tu sei giovanissimo, posso chiederti l'età, ce la dici sicuro? Te la dico, 24, anche se sembro più giovane, però sì. Sì, beh, insomma, sembri molto più giovane. Allora, Johnny, raccontiamo di te. Tu sei un giovane 24enne di Catania, correggimi se sbaglio. Esatto. Che studi a Londra, ma adesso ti trovi qui per motivi legati alla pandemia... E durante il lockdown hai cominciato a smanettare su TikTok, questa applicazione che, devo dire, sta creando non pochi problemi, perché tu sei uno dei pochi, lasciatelo dire, un po' per campanilismo, un po' perché ho visto quello che fai, a utilizzare TikTok in maniera intelligente. Adesso ci arriviamo a questo. E ti chiedevo a microfoni spenti come ci sei arrivato, raccontami. Come ci sono arrivato? Oddio. Bella domanda. Io ho iniziato appunto a marzo, quindi in pieno lockdown, il primo lockdown, quando hanno dato quel lockdown, ed ero annoiato a casa. Volevo riempire le mie giornate, ho deciso di scaricare TikTok,
anche perché comunque è stato il periodo in cui c'è stato il boom di TikTok, tutti stavano iniziando a utilizzare il social, quindi ho detto ok, vado anche io, anche perché i miei amici già erano dentro il social, quindi ero curioso un po' di capire come funzionava, però non mi sarei mai aspettato tutta questa... c'è tutto sto successo in poco tempo, no? Raccontiamo che Johnny, mentre vi parlo, ha raggiunto quota 1.100.000 follower. Cioè, ma, sì. tu ce l'hai l'idea di quanto sono 1.100.000, Johnny? Guarda, credimi, io fino a qualche tempo fa non avevo idea totale. Poi quando ci hanno dato la possibilità di uscire dopo il lockdown, quindi in maggio, sono uscito di casa e mi sono reso conto che in realtà quelli non erano solo numeri nei social, ma c'era gente fuori che mi conosceva e che magari voleva, non so, farsi una foto, comunque scambiare due chiacchiere, quindi addirittura, wow. Addirittura. Sì, assurdo. Assurdo. E tu assurdo. Adesso lo fai di mestiere perché è un impegno, no Johnny? Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso è diventato un impegno quasi al 100%. Sì, praticamente sì. Tu ci guadagni. Sì. Senti, non ti voglio fare i conti in tasca. Mi dai un'idea approssimativa di quanto un TikToker che ha 1.100.000 follower, quanto può portare? Oddio, in realtà dipende tanto dalle collaborazioni che fai con le aziende, perché comunque in questo campo si lavora con le aziende, si lavora con le sponsorizzate, quindi puoi arrivare a guadagnare tanto in un mese, come puoi anche arrivare a guadagnare zero perché non fai sponsorizzazioni. 1.000, 100.000, 10.000, un'idea? No, andiamo dai 1.500, 2.000, 3.000, dai. Beh, buttali via. Per fare un video che dura 30 secondi mediamente. Sì, delle sponsorizzate. Senti Johnny, allora facciamo così, vediamo un tuo video, perché dobbiamo partire dal presupposto che molti non hanno TikTok. Io l'ho scaricato perché volevo conoscerti, volevo vedere quello che facevi, e non lo so usare, non ho la più pallida idea se non fare i balletti. Pim, 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 pim. Vabbè, vediamoci un video di Johnny per capire chi è e cosa fa, prego. Adesso ti insegnerò esattamente come leggere la mente di qualcuno. Numero 1, se le pupille sono dilatate, questo vuol dire che quella persona è affezionata a voi o è felice. Numero 2, se le sue pupille sono contratte, vuol dire che sono spaventati o arrabbiati. Numero 3, se una persona guarda in alto a destra, significa che sta mentendo o sta inventando una scusa. Numero 4, se una persona guarda in basso a sinistra, vuol dire che è onesta e sta dicendo la verità. Ecco, questi sono i video che durano pochissimo. Quanto tempo impieghi per preparare un video del genere? Allora, il TikTok, come avete visto, appunto, dura pochissimo, meno di 30 secondi. Ma in realtà, dietro quel TikTok che dura 30 secondi, ci sta tanto lavoro dietro, perché comunque c'è l'idea, andare a ricercare, appunto, diciamo, tutte queste cose online, in più la ricerca delle immagini, dei video, anche perché io prima li monto sul computer e poi li passo su TikTok e ci registro la mia faccia sopra. Con tramite un effetto di TikTok, quindi in media 2 orette. Quindi per un video di 30 secondi tu ci lavori 2 ore. Esatto. Esatto. Senti, lo dicevo prima, i social, secondo me, se usati bene come fai tu, perché devo dirti, non mi pare di vedere che tu lanci contest e così via. Come vive un TikToker come te, così popolare, così importante, ripeto, 1.100.000 follower, la storia della nostra ragazzina palermitana Antonella che ha perso la vita per colpa di un conte? Cioè, voi vi sentite responsabili di questo, Johnny? Assolutamente sì, ci sentiamo responsabili, perché comunque, essendo seguite da tante persone, dobbiamo in un certo senso dare l'esempio, quindi non possiamo magari portare contenuti sulla piattaforma che vanno contro le regole, comunque fanno cose, appunto, che vanno contro, quindi in un certo senso assolutamente sì, ci sentiamo responsabili, perché magari quello che facciamo può influenzare molto facilmente magari. Ma per esempio, ti posso chiedere un regalo? Puoi chiaramente a dirmi di no. Dimmi. Ma ti andrebbe di fare un TikTok dove dici: ragazzi, la vita è un bene prezioso, non possiamo perderla, esatto, per colpa di un conto. Se lo fai tu, che hai 1.100.000, sei giovane, sei seguito da tutti i tuoi coetanei, ha un senso. Lo faccio io, che ho quasi 50 anni. Assolutamente sì. Mi prenderebbero come il vecchio rompipalle di turno che rompe le scatole ai ragazzini. Cioè, te lo sei posto questo problema? Ti è venuto voglia di farlo o perché te lo chiedo io mi dici sì? Guarda, io in realtà credevo di fare una live su TikTok, dove comunque andavo a parlare di questa situazione, perché magari i video, cioè magari per interagire meglio col pubblico,
è meglio andare in live dove loro ti possono chiedere delle domande, dove tu puoi fare botte e risposta, mentre in un video è più difficile comunicare con le persone. Quindi magari pensavo di fare una live e parlare. Beh, allora falla, comunicaci quando la fai, io sarò il primo a venirti a vedere. Vediamo un altro video di Johnny, Emanuele, vediamo un altro video di Johnny, prego. Ecco 5 trucchi che devi assolutamente sapere. Numero 1, se qualcuno preme tutti i bottoni dell'ascensore, premi ogni bottone 2 volte per evitare di andare nel loro piano. Numero 2, se ricevi spesso chiamate noiose da parte di operatori telefonici, premi il 9 durante la chiamata e il tuo numero verrà inserito in una blacklist e non ti chiameranno più. Numero 3, se hai un mal di testa che non sembra passarti, hai un limone in 2, strofinalo nella tua fronte e ti passerà in un battito di ciglia. Numero 4, se ti sei tagliato con la carta, puoi farlo guarire semplicemente applicando del burro cacao sopra. Numero 5. Se hai bisogno di un metodo di studio efficace per una verifica, allora mastica una gomma. Poi mastica lo stesso gusto di gomma durante la verifica e ti aiuterà a ricordarti. Beh, esatto. Ecco perché ti dico che sono utili, perché anche a me, io la storia del limone col mal di testa non la, non la sapevo. E tra l'altro sono gli stessi trucchetti che io applico sulla mia vita. Cioè nel senso, io trovo sta roba online e magari poi la applico su me stesso, cioè anche io scopro delle cose che poi racconto agli altri, mi sono il primo a non saperle e poi le racconto agli altri, quindi insegno, cioè imparo anch'io. Senti, Johnny, facciamo la top 5 dei 5 TikToker che a te piacciono di più in assoluto. Oddio, i 5 TikToker che a me piacciono di più in assoluto. Allora, in realtà io seguo poco TikTok Italia, nel senso che a me piace di più seguire gente da fuori, quindi americani, inglesi, quindi diciamo che non ho proprio una top 5 italiana, però se devo spezzare una lancia in favore di Faffapix, c'è questo TikTok che si chiama Faffapix, che fa video tipo tutorial, comunque sono video carini, sono divertenti, mi intrattengono, quindi lui mi piace. Senti, mamma e papà che dicono di questa tua carriera da TikToker? Ma te ci credi che ancora a tutt'oggi i miei genitori non sanno quello che faccio sul web? Cioè a tutt'oggi mia mamma ancora non ha capito. Se gli dico, mamma sai, ho un canale TikTok, mi seguono tante persone. E mia mamma tutt'oggi non capisce. Beh, ma si sarà accorta che stai facendo un po' di soldini, o no? No, ma comunque sì, sono contenti, sono orgogliosi. Assolutamente sì. Che farai da grande, Johnny? Intanto voglio laurearmi in Inghilterra. E poi con la laurea in Inghilterra vedo di inserirmi, non so, in qualche azienda, lavorare per qualche azienda in ambito marketing, social, qualcosa del genere. Quindi, insomma, il tuo sogno nel cassetto è quello di fare altro, non è questo il mestiere della tua vita? Oddio, in realtà voglio assolutamente continuare con i social, magari fare qualcosa con i social, magari tipo gestire social di grandi aziende, quindi creare contenuti per grandi aziende, quindi sempre continuare con i social, sempre nell'ambito social, però inserita all'interno di un'impresa, di un'azienda. Gianni, mi dici un'azienda importante che ti ha contattato, se si può sentire il nome, per avere un parametro? Ci sta questa azienda, Bubble, che in realtà è un'applicazione per imparare l'inglese. Android, per imparare l'inglese, per imparare qualsiasi lingua in realtà che vuoi appunto imparare. Loro sono un'azienda molto grande, ci ho collaborato un po' di tempo fa e niente. E chiaramente ti commissionano dei video per promuovere le loro attività, no? Funziona così? Certo, sì, esatto. Ho ancora un video da fare vedere, il terzo video di Johnny Cutuli, prego. Vediamo se arriva. Ecco 3 volte in cui gli attori non stavano recitando. Numero 1, durante questa scena in Stranger Things, 11 era così stanca che cadde nelle braccia di Finn. Si è scoperto che questa parte non era nel copione e lei cadde nelle braccia di Finn perché era stanca di filmare. Infatti puoi vedere l'occhiata di Finn e il direttore perché era preoccupato per lei. Numero 2, nella serie TV Riverdale, l'attore che interpreta Kevin è andato totalmente fuori copione. Egli infatti così dal nulla prese e baciò Archie nelle labbra e l'intero cast era totalmente sconvolto. Numero 3, nel film 40 anni vergine, Steve hanno fatto realmente la ceretta. Apparentemente ricreare questa scena a computer era troppo costoso e lei grida dal dolore, le sue reazioni sono effettivamente reali. Ho scoperto delle cose che non sapevo. Ecco, questa è la parte che più mi piace del tuo modo di fare, di utilizzare TikTok. Ma quanto tra l'altro le pensi? Sono una tra l'altro io sono appassionato di serie TV, quindi quando ho scoperto tutta sta roba online ho detto oddio, cioè non la sapevo manco io, quindi ho detto ok, la devo raccontare subito a tutti. Dimmi una che è da vedere stasera, che stasera vorrei iniziarne una nuova su Netflix. Non mi ricordo. No, dimmene una che ti piace, che io dammene una che posso vedere. Una serie TV. Una serie TV Riverdale. Riverdale, va bene. Riverdale, Allora, Johnny, tanto grazie.
Grazie a voi. Faccia bella, pulita, quello che fai è molto divertente e anche istruttivo per certi versi. Quello che ti chiedo da siciliano, da palermitano, è di mantenere ancora la tua dizione siciliana, perché nei video hai questa bella cadenza catanese che si sente e mi piace un sacco, ma allo stesso tempo è quello di invitare i tuoi coetanei a non fare minchiate con i social. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci farò una live e ti farò sapere quando farò la live, mi fa piacere se ti unisci anche tu alla live. Molto volentieri, anche perché non ho idea di come si usi TikTok, quindi ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Senti, prima di chiudere, no? Prima di chiudere, ti volevo chiedere brevissimissimamente, ti interessa la politica? No, no. Sono sincero. Baci. Grande. No. Ciao Johnny, in bocca al lupo, ragazzi, e grazie. Johnny Cutuli, 1.100.000 follower. Mamma mia, che responsabilità. Allora, puntata portata a casa anche oggi, prima di dare la sigla finale volevo ringraziarvi, non l'ho fatto in apertura perché andavamo di corsa per riuscire a espletare tutto, grazie perché oggi è la nostra 29esima puntata, siete sempre in tanti a seguirci, a condividere, ma soprattutto a seguire poi quello che facciamo sul sito blogsicilia.it. Grazie, non è scontata la vostra partecipazione, la vostra adesione a tutto quello che facciamo. Noi ci mettiamo la faccia, facciamo tutto il possibile per documentarvi. Il nostro è un programma, gli americani direbbero, di infotainment, no? Di informazione e di intrattenimento. Se ci riusciamo a tenervi compagnia per 90 minuti, l'obiettivo è raggiunto. Grazie a Biagio Semilia, grazie a Walter Genoa, a Mario Viola, a Ignazio Marchese, a Daniela Pusceddu. Saluto Federico Del Popolo, Emanuele Cammarata, che ha portato a casa anche oggi la puntata in regia, che saluto gli amici di Modica in quel di Video Regione. Stasera alle 18 vi aspetto su Radio Fantastica, che siamo talmente crossmediali che alle volte faccio fatica a ricordare tutto. Ci vediamo giovedì, fate i bravi, Dio vi benedica, sigla, ciao!